nazionale e fare giusto. Ma d'altronde le cose sono così, non potrebbe essere diversamente. Su queste cose noi dobbiamo discutere. Ma dopo, perché, ne parliamo dopo. Sì, o se perché, non ne parliamo adesso. Un minuto, le differenziazioni avvengono sempre nell'ambito di situazione preesistente. Faccio un esempio banalissimo. Di una congenitura. Chi si intende di fine dell'impero romano conoscerà di sicuro che è stato Oreste. Allora, tra l'altro, nel famoso film il Gladiatore, mi pare, c'è il massacro in cui viene ucciso anche Oreste, o non vorrei sbagliarmi. No. Il massacro dove ucciso Oreste è in quel film tratto dal famosissimo libro di quello storico italiano. Valerio Massimo, così, quel nome lì. E lì dove si vede appunto, tanti libri, lui fa l'archeologo, appunto, dove si vede, dilettante, però è in gambissima. Allora, dove si vede che poi è una cosa, Manfredi si chiama, Manfredi. E dove si vede che poi c'è un gruppo di persone che cercano di salvare Romolo Augustolo, sì, no? È molto bello, che era lo so visto 3-4 volte, sì, ma è bellissimo, anch'io veramente è azzeccato, è fatto fracassare i soldi, diciamo, ma è bello anche il romanzo, è fantasioso ma realistico, esattamente, molto attinente da esperto storico, esattamente, come è da lui. Cui poi deriva che la famosa spada di Re Artù altro non era che la spada di Romolo Augustolo. Allora, ma chi era Oreste? Vediamo se lo sapete. Io so che era un personaggio mitico. No, ma che mitico. Allora, Oreste era stato un generale di Attila. Ah, è vero, certo. Allora, per imparare a fare certe cose, non è detto che uno debba nascere con un'idea e rimanere su quella trincea. Anche perché spesso gli esperti per forza vengono da altre parti. Per cui il fatto che... No, non è che uno nasce esperto. No, il fatto che... L'esperto lo devi prendere da un'altra parte dove l'ha fatto esperienza. Esattamente, possibilmente, no? E portandolo via all'avversario. Ecco, quando noi parliamo dei BRICS, e tu dicevi, ripeti quello che hai detto, chi è e chi è stato? Questo signor... Kandapur Vaman Kamat è stato il direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale e il vicepresidente di Banca Paolo Noguera Battista. Quindi, questi fanno parte del gruppo bancario finanziario dirigente dei BRICS e non potrebbe essere diversamente. Stavo appunto dicendo. No, la cosa mattina. Particolare però è questa. Bellissimo, fallo vedere a lui, lo devi far vedere a me. Aspetta, non è finita. Bellissimo. Sacro non a caso l'Inghilterra ha sempre fatto il doppio gioco e ha sempre tenuto le fila di quello che succedeva in Russia, fin da Caterina la Grande. Esattamente. Da Caterina II in poi, anzi forse da Ivan il Terribile forse pure. Ivan il Terribile è stato il più importante. Allora, ricordiamo che il film Ivan il Terribile, su Ivan il Terribile, fu fatto niente un po' di meno che dal grande Eisenstein. Ripeto, Eisenstein. Va bene? Pronto? Mi pare aver detto bene. Bene, bene, siamo qui, stiamo facendo un video. Stavo appunto... Adesso possiamo parlare. Dicendo... Chiama fra un paio d'ore. A Orazio. Ciao. Vuoi intervenire? Non lo so se vuoi intervenire. Stavo appunto dicendo a Orazio che Ugo La Malfa diventò presidente della Banca Commerciale governatore o presidente, uno dei due, della Banca Commerciale Italiana nel 1938. Allora, Ugo La Malfa è sempre stato un grande antifascista. No, tieni presente che è stato due anni dopo la riforma delle banche del 36, esattamente, quindi non a caso secondo me, per il motivo che tu sai, ma pure per altri motivi sicuramente. La Malfa è sempre stata espressione di questo
antifascismo ciellenistico, ma di carattere così appunto ciellenistico. Chi capisce, chi intende capisce. Allora, non a caso nemico acerrimo di Randolfo Pacciardi, che invece aveva dietro le spalle una tradizione mazziniana, attivistica, ma soprattutto mazziniana. Parleremo di queste cose un'altra volta. Però la cosa interessante è che Ugo La Malfa sostituì un tale, di cui oggi non ricordo il nome, che nel 38 fu costretto a lasciare la sua carica in conseguenza delle leggi razziali, il che significa che fin nel 1938, a capo della più importante banca italiana, perché la Comit è sempre stata, fin dalla sua fondazione, una delle prime, sia in ordine di tempo e sia in ordine di valore commerciale e di attività. Non solo, ma il fondatore della Comit. E non a caso era una delle sei banche di gestite dal Ministero del Tesoro. Prima prima sei e poi tre. Quattro. Prima sei e poi tre. Quattro banche di interesse nazionale. Le anche BIN. Le BIN, esatto. Da cui privatizzazione ha dato degli accorpamenti prima. La cui privatizzazione ha dato via allo a tutto questo processo di usurocrazia che comanda dall'Europa all'Italia. Comunque è sempre da ricordarsi che questo stranissimo antisemitismo fascista era molto relativo, perché se fino al 1938 a capo della Comit, che dicevo, il fondatore della Comit, fu quello che prestò i locali a Piazza San Sepolcro a Mussolini per fondare il Partito Fascista nel 1919. Sono cose che bisogna sempre dire e ricordare. Poi dopo vi farò vedere, cari amici, che cosa significa i rapporti Stato-mafia. Ve lo leggo dopo. Prosegui. Sì, diciamo che questa era una piccola variazione sul tema, che noi parliamo sempre più o meno delle stesse cose, per dire che anche quello che pensate, chi è dotto delle cose del mondo come noi, però c'è sempre da scoprire ad ogni passo e ad ogni angolo, ad ogni svolta di angolo. E tranne conseguenze politiche. E tranne conseguenze. Perché? Perché qui scopriamo, da tutta una serie di documenti che qui vediamo, che praticamente a capo del cosiddetto BRICS ci sono appartenenti al gesuitismo e alla casa regnante inglese, sì. Appunto. Chissà come, chissà non perché. Non manchi mai il gesuita a colazione, certo. Un gesuita a colazione lo devi sempre mettere. È d'obbligo, certo. Possibilmente col peperoncino. Certo. Allora. Possibilmente infilato nel culo. Allora. Stiamo alle questioni tecniche, come dice quello Giuseppe. Che si riesce ad evincere da questa ulteriore presa di conoscenza è che praticamente le mosse e le contromosse prese dall'Inghilterra nei confronti della Russia sono sempre state dettate non da una avversione o un antagonismo o da una formula di conflitto pesante nei confronti della Russia, ma al contrario, di una ulteriore aggiunta di collaborazione quando se ne dovesse essere presentata l'occasione. Per esempio, quando l'episodio clou degli ultimi secoli, che è la rivoluzione d'ottobre e tutto quello che ha preceduto, tutto quello che ne è seguito, è stato molto intensamente appunto seguito dall'occhio vigile della City di Londra, allora ancora nascente ma comunque esistente, che ha preso a cuore tutto quello che avveniva. Perché? Perché nella Russia o nelle Russie i signori della City hanno sempre investito un sacco di soldi e quindi quello che avveniva in Russia era sempre formulato di comune accordo con la dirigenza e quindi i signori sovietici erano perfettamente d'accordo con la Russia, tant'è che gli accordi Ribbentrop e
Quegli accordi lì erano una pantomima, Molotov, perché tutti e due sapevano benissimo che andavano a firmare un pezzo di carta straccia, tant'è che quattro mesi dopo l'hanno eluso. Il fatto che è stato firmato ha funzionato, perché, certo, perché la Germania ha preso sei mesi di tempo, ha distrutto la Francia. E non è poco rispetto, certo, a quello, certo, che è sempre stato il ruolo della Francia dall'inizio del Medioevo fino al 1940. Ribbentrop aveva capito perfettamente, era perfettamente a conoscenza, e ha detto: facciamo a prenderci per il culo, vediamo chi regge di certamente più. Certamente, naturale, è ovvio. Guardate qui, ad esempio, questa è una vignetta che è abbastanza significativa di una certa situazione che sicuramente si starà verificando. Più di quanto non si possa pensare. Prosegui. Quindi il dualismo storico fra Inghilterra e Russia, e soprattutto successivamente fra Patto Atlantico e Russia, Unione Sovietica dopo, già a partire da Yalta, poco dopo Yalta, è un patto di spartizione. È un patto di spartizione del mondo, certamente. Di controllo e attribuzione di aree ben precise di spartizione del potere. E oggi assistiamo, attraverso questa ulteriore scoperta, al fatto che in realtà il muro di Berlino e la guerra fredda e tutte le altre cazzate erano appunto gran cazzate, come è una gran cazzata l'antagonismo Putin-Obama, perché comunque tutti quanti rispondono allo stesso padrone. No, non è proprio così, con le dovute differenze. È evidente che nell'ambito di una spartizione del potere ci sono delle aree di influenza. Tant'è vero che le guerre si fanno adesso sempre per procura. Dal 1945 in poi le guerre si fanno per procura. Questa è la ragione per cui verranno fatte guerre per procura anche in futuro. Così accontentiamo i fabbricanti di armi e accontentiamo i finanzieri. Questa è la verità. Però c'è un rapporto che è un rapporto conflittuale, che in un certa maniera si arresta nel momento in cui vengono a essere toccati certi interessi. Spiego meglio. Il gioco dell'Inghilterra, ad esempio, di favore e disfavore nei confronti della Russia è stato evidentissimo. Prima ha cercato in tutte le maniere di scatenare la Germania contro la Russia, perché gli accordi segreti che io ho ampiamente documentato con i libri in mio possesso, che furono presi dalle forze di destra nell'ambito del nazismo con alcuni circoli finanziari inglesi, prevedevano appunto un attacco tedesco alla Russia. Il che cosa significava? Significava un indebolimento preventivo della Russia. Ma la Silvia è sempre stata a favore del nazismo, se no non l'avrebbe finanziato. Però serviva a indebolire la Russia in modo tale che poi la Russia, nel momento in cui ritornasse all'attacco a servizio appunto degli occidentali, no, avesse già però accumulato tutta una serie di debiti nei confronti degli americani e degli inglesi stessi, né più né meno di quello che è successo nel primo conflitto mondiale, perché il vero problema del dopoguerra è stato il pagamento dei debiti non da parte dei perdenti. Ricordiamoci che i debiti della Germania stipulati tra il 1918 e il 1919, la Germania ha finito di pagarli circa un anno fa, ma il problema grosso era l'indebitamento ricattatorio che da parte inglese e da parte americana era stata fatta all'Italia e che Mussolini riuscì a sventare, no, perché lì il grosso è stato proprio il ricatto anglo-americano nei confronti dell'Italia, che Mussolini in breve tempo riuscì a sventare. Questo è quanto. Tu devi aggiungere qualcosa su questo? Sì, volevo ancora aggiungere praticamente che qui, con il discorso che facevamo prima, quelli bravi non è che nascono bravi, e quindi in questa storia qui perché è nata? Perché siamo andati a indagare che sono i BRICS, e quindi
abbiamo valutato che c'erano delle questioni che non quadravano veramente per niente. Però poi abbiamo fatto una diciamo, riflessione, giustamente. E perché? Perché praticamente se questo suo leader, che è Kandapur Vaman Kamat, che è stato ed è ancora non dimissionario, il direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, che dovrebbe essere l'antagonista dichiarato del BRICS. E invece no. E poi c'è anche un certo signor Paolo Nogueira Battista, che anche lui è un nome brasiliano. Sì, brasiliano, e, diciamo nominato dal Brasile, dalla signora presidenta, che appunto lavora anche lui all'interno del Fondo Monetario Internazionale. Ma la cosa inquietante in tutto questo non è tanto il fatto che, siccome prendono quelli bravi giustamente per diventare bravi devono fare esperienza, ma devono avere anche dei rapporti internazionali, delle conoscenze, dei contatti, no? Anche se sono di contrasto, è evidente, no? Però quando scopri che c'entra dentro questa razza qui e questa razza qui, la cosa incomincia a essere molto poco corretta, diciamo, come presentazione, no? Perché tu non ti puoi presentare. Allora, la cosa, il mio sospetto in tutto questo è che hanno fatto. Quello che è importante da rilevare in tutto questo, che è, io subodoro proprio come un cane da tartufi, non c'è scritto da nessuna parte, ma lo percepisco, è che il tutto nasca dal tentativo di cercare di trovare un alter ego al dollaro, dal momento che sanno che il dollaro può scoppiare da un momento all'altro. Lo leggeremo adesso, diremo quello che dobbiamo dire. Ah, vedi, non lo sapevo, ma come sento io il pulso, lo senti anche te. Allora, è questo il fatto. Quindi, quando tu scopri che c'è una situazione di grave rischio del tuo valore nominale, perché il dollaro è solo valore nominale e non reale, che può perderlo, che cosa fai? Metti a controbilancio del tuo valore un qualcosa di analogo. Allora, uno mi deve dire come fa una, poi entriamo nel dettaglio, una associazione di paesi istitutori di una banca internazionale a dire che questa banca internazionale viene dotata di un capitale di 100 milioni. Ma 100 milioni di che? Di che? 100 milioni di dollari. Siamo sempre lì. La gente non legge le parole. Nominato, cioè, in dollari. L'hanno nominato in dollari. Quindi è zero, non ci hanno messo un cazzo. Allora, siamo attenti a come stanno le cose. È chiaro, dollari, no? Certo. Quindi. E poi, dice la Cina metterà 41 miliardi di dollari, Russia, India e Brasile 18 miliardi ciascuno, e Sudafrica 5 miliardi. La sede sarà a Shanghai. Ma un capitale fatto, che ne so, di una robetta tipo oro, tipo argento, tipo tungsteno, non si può fare. Rame pure, no? No. Vabbè, ma lì, nel momento in cui l'unità di misura resta ancora il dollaro, l'equivalente è il dollaro, può anche darsi che questa base possa essere anche metallica, nessuno dice che non lo sia. No. Ma tu lo metti in equivalente? Non lo mettere manco nel dubbio. No. Ma la cosa incredibile è appunto il fatto di averlo fatto adesso. Perché non l'hanno fatto 10 anni fa, quando già la Russia sgomitava, o nel 98 quando c'è avuto la crisi, no? Interna. Perché l'America aveva ancora una potenza formidabile. Certo, però dal 2007 stanno tenendo in piedi, puntellandolo da tutte le parti, sto cazzo di dollaro. Il motivo per cui era nato l'euro era un motivo molto analogo, non esattamente soltanto questo, ma sicuramente c'era dentro anche questo. Oggi che vedono che le forze centrifughe dei paesi aderenti all'euro prima o poi esploderanno, questione di un mese, di anni o di qualche giorno,
Il problema per gli operatori dell'occulto, quelli che stanno dietro a tutto, dove spostare e far misurare i loro averi, ed è lì il problema. Il problema principale, primordiale, è quello. Poi viene il problema per le nazioni, il problema per i cittadini, il primo problema è quello di chi comanda. Capito? Quindi, senza entrare nel dettaglio, che poi vi commetteremo in rete, perché è giusto che la gente sappia, sicuramente, insomma, possiamo finire qua, ecco. No, finiamo con una frase di un intellettuale francese che per me è di riferimento assoluto, ed è Alain de Benoist. E questo è stato scritto dunque in un articolo intitolato Il sistema, che è piuttosto lungo, ma io tiro fuori un paio di frasette. Stiamo assistendo a una ricomposizione delle forme del dominio mondiale. Gli Stati Uniti, con i loro mercati finanziari, le loro forze armate, la loro lingua, attenzione l'importanza della lingua, industrie non a caso l'abbiamo denunciato, il non uso, il mancato uso della lingua italiana, la prima potenza mondiale. Il loro peso economico, tuttavia, decresce a poco, no, a vista d'occhio, no? La loro quota della produzione mondiale è caduta al 17,5% contro il 45% del 1945. E il dollaro rappresenta ormai solo un terzo degli scambi mondiali, mentre ne costituiva ancora più della metà nel 2000. La de-dollarizzazione è incominciata sul piano petrolifero come su quello monetario e del gas. La Russia e la Cina, imitate da altri paesi terzi, utilizzano sempre più ampiamente le monete nazionali nei loro scambi ed investimenti. Il progetto di un commercio delle materie prime energetiche, attenzione, senza dollari, comincia a prendere corpo. Parallelamente si intensificano gli acquisti d'oro. L'avvento di una nuova moneta di riserva internazionale, chiamata a prendere il posto del dollaro, pare inevitabile. Il debito totale degli Stati Uniti, non l'ho letto, giuro che non l'avevo letto. Il debito totale degli Stati Uniti tocca ormai l'astronomica cifra di 60 mila miliardi di dollari, il 400% del PIL, il che significa che non è più rimborsabile. Intere nazioni, anch'esse prigioniere dei loro debiti, sono minacciate di fallimento. L'Europa, capofila delle società di crescita senza crescita, già ai limiti della recessione, sembra prossima al crollo. La crisi del 2008 è stata solo una prova generale. Sta formandosi una bolla sui titoli di prestito di Stato dell'insieme dei paesi OCDE. Si contano oggi 100 trilioni di dollari di obbligazioni e oltre 555 trilioni di dollari di prodotti derivati. Vedi che anche qui la Chiesa, se può servire a qualcosa, serve proprio per ricordarci che tu non ti devi mai chiedere per chi suona la campana, come diceva giustamente Ernest Hemingway, perché probabilmente la campana suona per te. E nel caso mio sì, perché ha suonato e io sto per finire la lettura. Una cosa succederà, che cosa succederà quando questa bolla obbligazionaria esploderà? La domanda la lasceremo ai nostri posteri. Dopodiché io direi di chiudere questa prima parte del nostro video.